Non sono candidato, né mai ho pensato di andare in Parlamento. Non è la mia natura. Allora questa gente che ha rubato, ha spolpato questo paese, non ha nel DNA che può pensare che una persona normale, o un comico, possa fare qualcosa per gli altri senza avere un ritorno economico. E ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica, i diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino. Internet libero, gratis per ogni... Noi la prima cosa che facciamo, togliamo i rimborsi elettorali ai partiti, via il cordone ombelicale dei soldi. Noi l'abbiamo fatto, non prendiamo i 100 milioni che ci dovrebbero dare di rimborsi elettorali se entriamo in Parlamento, 100 milioni di euro non li prendiamo. La giunta che tu vedi qua, la giunta regionale, siamo in 15 dentro, si sono diminuiti del 70% lo stipendio. 70%. Hanno fatto un conto dentro il bilancio della regione e con questi soldi fanno microcredito alla piccola e piccolissima impresa siciliana, agricoltori, pescatori, piccoli commercianti, capito? È un credito di sopravvivenza, proprio un credito di dignità. E dare degli strumenti ai cittadini per dire l'ultima parola, i referendum propositivi senza quorum, mettere nella Costituzione questi i bilanci partecipativi, vogliamo che il Parlamento sia obbligato dalla Costituzione a discutere le leggi popolari, quindi 50.000 persone possono determinare una legge che deve essere discussa al Parlamento, oggi non è possibile perché non lo prevede la Costituzione, dare questi strumenti e poi l'ultima analisi, è il cittadino che decide sì o no se fare un'autostrada, una pista ciclabile, un ospedale o una grande opera, l'ultima. È un referendum propositivo senza quorum. Noi vogliamo queste cose. Vogliamo che l'ultima analisi e l'ultima decisione spetti al cittadino. I cittadini diventano Stato, via gli intermediari. Sono donne vere che lavorano, che tirano sulla famiglia, che hanno dei figli, che sanno che cosa vuol dire parlare di economia. Ce ne devono andare i vecchi politici da qua. Questa è Euronews, questo è un telegiornale in 12 lingue, europeo, ci stanno trasmettendo nel mondo e noi dobbiamo farci prendere per il culo dal canale 3 o da canale 5 o da rete 4 che non fanno assolutamente una informazione obiettiva. Allora, per favore, dato che c'è rete 4 e so che ci siete rete 4, so che vi cosa fate, maledetti, so. Allora per rete 4, addio 3, populista, me lo dovete gridare, addio 3. 1, 2, 3, populista! Così abbiamo sistemato le tecniche. Ah, hai cambiato? Cazzo. Per te, sei per te. Beh, per te, bravo. Lo assomiglia allora a un sindaco del PD che mi viene sempre dietro e mi guarda così. Hanno paura in Europa di questo movimento, perché questo movimento porrà tutte le discussioni di tutto ciò che è stato firmato, dalla Bolkestein al fatto che noi andiamo in guerra in Libia, che andiamo in Afghanistan, che andiamo in Mali, i trattati agricoli, i trattati sulla pesca. Noi ridiscutiamo il debito, noi siamo strozzati dal debito, paghiamo 100 miliardi di interessi su 2.200 miliardi di debito. Tu capisci che se non imponiamo, non troviamo una soluzione, che non ce l'ho io, ma voglio discutere, vogliamo discutere, noi abbiamo i più grandi economisti, ce l'abbiamo anche noi nel movimento, vogliamo discutere. Sul fatto che il debito ci sta mangiando la vita, non i soldi, non ce l'abbiamo più i soldi, la vita. Allora questo movimento ha riacceso un po', guarda un po', vai un po' a filmare, vedrai, gli occhi sono diversi dei siciliani, perché parte da qua il grande cambiamento. Questi devono andarsene tutti a casa. L'Europa era una bella cosa immaginata dai loro padri, è diventata totalmente un'altra cosa. E poi non è detto che la Germania stia andando molto bene. Guarda, si è sanata il debito per la riunificazione, ce l'ha fatto pagare, ma cominciano ad avere dei problemi anche loro, perché è l'Occidente a essere in crisi. Grazie Milo, grazie tanto, grazie Milo, grazie. Il sogno di Woodstock. La Cina non ha rispettato, ha firmato 21 punti quando è entrata nel WTO, non ne ha rispettato una. Hai mai parlato con un cinese?
non rispetta nessun tipo di contratto. E io devo rispettare tutto quello che fanno loro? Aspetta, eh? Io, se mi dici dove è scritto, loro, la Merkel, andava in Cina a vendere i bond, non vendeva i bund tedeschi, vendeva i bot italiani ai cinesi. I cinesi compravano questa roba che non valeva niente, sapendolo, perché il governo italiano gli garantiva degli scivoli per venire qua, fiscali. Hai capito? Vengono ad aprire qua perché comprano il nostro debito attraverso la Merkel. Ma stai scherzando? Cambiano le stagioni con i narratori, cambiano le stelle insieme alle stagioni. Mi inquadri mentre mangio il panino. No, mentre fai il panino. Elettorale che a Monti, che oggi ha sostenuto che il PD è nato nel 1921. Io mi voglio riprendere la mia sovranità, una alimentare, l'abbiamo persa. La grande distribuzione è in mano ai francesi che vengono qua, si comprano la grande distribuzione, vengono qua a vendere il latte francese, i formaggi francesi, nella parte dei formaggi e nella parte del latte. Fine. Se devo proteggermi, mi proteggo. Allora ridiscuto delle leggi, le ridiscuto. Ridiscuto, voglio una protezione. Gli americani, vai un po' a vendere l'acciaio cinese in America, vai. Vai un po' a vedere. Se ce la fai, e lì siamo in Unione Sovietica. Allora, certe protezioni io le faccio. I pescatori qua, se vai a Mazara del Vallo, devono usare delle reti che gli impone l'Unione Europea con le maglie così, ma pescano il gamberetto, non ce la fanno. Allora devono metterci dentro reti piccole, a strascico, e fanno dei casini per sopravvivere. Il tonno non lo possono pescare per ragioni che è biologicamente c'è il fermo e vengono delle portaerei giapponesi a prendersi tutto il tonno. Te lo dico subito, gran casella, magari dal Monte dei Paschi di Siena.